bello svegliarsi così la mattina, vero Margaret? Sì. E poi guardate la location di stamattina. Buongiorno a tutti. Siamo qua con altri 1000 amici camperisti in riva al mare. La Grecia è un'emozione continua. Emozioni semplici che sono sempre le più belle. Danzare con i piedi nella sabbia, al tavolo di una piccola taverna sulla riva, non ha prezzo. Il vento caldo che mitiga l'alta temperatura ci trasmette una sensazione di forza e natura. Le escursioni con lo scooter attraversando paesini semplici ci fa venire voglia di fermarsi ad ogni angolo. Per non parlare dell'ospitalità della gente che, seppur modesta, dividerebbe quel poco che possiedono. E infine, gli amici viaggiatori che si incontrano, ognuno con le proprie storie di viaggi, ci resteranno nel cuore e nello spirito. Viaggiando tra gli aspri paesaggi rocciosi, si aprono finestre su scorci di mare blu. I tramonti, che siano sul mare o alle nostre spalle come in questo caso, ci riempiono di pensieri positivi. In Grecia si respira la libertà ad ogni angolo. Ecco, siamo venuti a trovare questi austriaci che avevamo visto dal paesino. Sono proprio qui in punta. Qui sopra è un po' anche pericoloso perché qui ogni tanto qualche sassolino cade. Ecco. Andiamo a pescare in un altro modo oggi. Col pane andiamo a piazzarla. Allora, il nostro amico Raffaele col suo gomoncino che abbiamo conosciuto qui in Grecia. Ogni mattina alle 5, 5 e mezza prende e va a pescare. E guardate, 3 barracuda e 5 occhiate.
ecco le occhiate che pesca Raffaele, eccolo qua, all'opera, sempre all'opera, sempre pronto. Adesso andiamo a ciappare il prosecco perché lui l'ha finito. Vai! Bene, è arrivato mezzogiorno e qualcosa sta cominciando ad arrivare da mangiare. Queste sono bruschettine trevisane, le pugliesi. E qui l'insalatina e qui Matteino che ci fa compagnia. E arrivano le occhiatine. Oh, grazie Raffaele. Oh, dal mare alla tavola. Ecco qua il barracuda in umido. Grazie Raffaele delle tue levatacce la mattina. Prego. Pescato! Yuhu! Finalmente! Il principe di gabbia! Dagela la Clara che la mette! Ed eccole le sepiete qua! Guarda! E una! Otto! E due! Guarda che belle! E tre, e adesso vediamo se c'è il granchio. Adesso attacca, eccolo qua. E anche in Grecia hanno i granchi blu, eccoli qua. Andrà in pentola insieme alle sepioline, agli altri granchi. È arrivato il momento di lasciare questo paradiso. Qui in riva al mare, guardate che mare stamattina, sembra un lago, una piscina. Stupendo. Andiamo, andiamo avanti, continuiamo il nostro viaggio in Grecia. Ogni tanto vi ricordo di iscrivervi al canale, molti di voi guardano i filmati ma non sono iscritti. Vi ricordo sempre che è gratis, ve lo dicono un po' tutti gli youtuber. A noi ci dà la forza mentale per poter andare avanti a fare questo, tra virgolette, lavoro. Noi sapete che siamo pensionati. Iscrivetevi al canale, campanellina, un like e un commento. Vi ringrazio già fin d'ora. Ecco il golfo di Patrasso. Però il ponte non si vede ancora. La sinistra. È ancora presto. Wow, che bello qua, guarda che distesa di mare. Stupendo. Eccolo, eccolo. Si vede da qua, in lontananza. Eccolo il ponte di Patrasso. Però adesso, dopo aver visto il ponte, andiamo a fare la spesa al Lidl, perché sono 4 giorni che eravamo fermi. Adesso abbiamo caricato, scaricato, bello pulito il Nanni. Però dobbiamo mangiare anche noi. Abbiamo ben pescato un po' di pesce, ma non tantissimo, e non ci basta mica, eh.
ecco il nostro posticino per i prossimi giorni. Vediamo, l'acqua è stupenda, vediamo come ci troviamo. Siamo arrivati nella nostra nuova location. Beh, la Queta, cosa volete dirvi? È inutile che vi dico di più. E adesso stava arrivando la barca che porta il mangime per gli allevamenti che ci sono proprio qui fuori. Allevamenti di orata e branzini. Beh ragazzi, qua è proprio fatica. Abbiamo appena finito di mangiare qui all'ombra. Andiamo a fare il sonnellino. Ci vediamo al prossimo video. Se mi stai ascoltando, vuol dire che hai visto il video fino in fondo. Se non sei ancora iscritto al canale, perché non farlo adesso? Per te è un semplice click gratuito e per noi sarà una soddisfazione. Attiva anche la campanellina. Se ti avanza qualche click, metti un like, commenta e condividi ai tuoi amici.